Ciao amici da Frank Bianconero. Calma, non è la formazione titolare. Sappiamo tutti che Pellegrini, Rugani e Bernardeschi soprattutto sono inadeguati. Ma se non li vuole nessuno, se non riesci a toglierti davanti alle scatole, questi sono. Ma state tranquilli che Rugani sarà il quinto difensore centrale, perché avendo Danilo che può fare sia da terzino destro e sinistro e sia da difensore centrale, Rugani lo vedremo un poco in campo. Quello che ha fatto oggi, di nuovo anche solo nella lettura, non si può soltanto giustificare sul fatto che sia in preparazione, perciò fisicamente diciamo più appesantiti, ma quello che ha fatto oggi non si vede nemmeno nei campi degli amatori, perciò è un giocatore veramente inadeguato per giocare a questi livelli. A prescindere dalla Juve, in Serie A questo giocatore non si sa come è arrivato, non si sa come mai c'è il contratto fatto da Marotta, nonostante scadeva nel 2022, Marotta glielo prolungò 3 anni fa fino al 2024 e non si capisce perché e per cosa e per come. Pellegrini si vede perché il gol che abbiamo preso oggi abbiamo preso per colpa di giocatori scarsi, ma non perché non si può sbagliare, perché tutti possono sbagliare. Se non stai bene magari fisicamente, perché la preparazione è dura, tutte queste cose, ma sono proprio nei concetti, nella lettura delle cose. Cioè Pellegrini si è voltato e Braithwaite ha fatto il 2-0, non se ne è accorto nemmeno. Rugani lasciamo per De Sciglio, è l'unico secondo me, sempre secondo me, che può rimanere in rosa tra i giocatori diciamo mediocri. Però calma, perché Chiesa è in panchina, Dybala sta a casa, Quadrato è arrivato da poco, Danilo è arrivato da poco, manca Rabiot, Chiellini in panca con Bonucci. Calma, mi dispiace per De Ligt che si trova poi a dover giocare con determinati soggetti e questo non va assolutamente bene. A me ha impressionato oggi molto Bentancur, ma c'ha sempre il solito errore, per 2 o 3 volte prende palla e la dà al momento sbagliato, la porta troppo e poi o il giocatore che si smarca viene recuperato o va in fuorigioco. E Ramsey può essere una mossa intelligente da parte di Allegri, perché Ramsey il pallone lo sa trattare. Ovviamente tutto dipende dalla gente se si muove senza palla, questo è quello che voglio dire. Mi è piaciuta la volontà di Ronaldo che ha voluto rientrare, ha voluto giocare a calcio, Morata, ma si vede già un principio di cosa voglia fare Allegri. L'unico giocatore che non ho capito quest'anno, tra virgolette lo prendono di mira, perché io dico che i nuovi un anno li si abbona, dall'anno prossimo è Colusesc. Anche oggi sbaglia parecchi stop, sbaglia, abbiamo preso il 3º gol, non è un problema, la sconfitta non è quello, vincere va bene, ma sono amichevoli estive, lascia il tempo che trova. Ma sto dicendo Kulusevski, parecchi controlli sbagliati, parecchie decisioni, testa giù, che ruolo faceva il secondo tempo non l'ho capito, stava in mezzo, a sinistra, a destra, non sappiamo che compito le avesse dato Allegri. Detto ciò, non mi interessa, questa è una Juve fatta da una rosa decente, in questo momento storico che soldi non ce n'è per nessuno e noi non ne abbiamo per poter spendere, stravolgere la rosa o prendere chissà quali giocatori. Se arriva solamente questo nuovo Rijkaard che stiamo da 2 mesi a trattare, che è Locatel, punto. Ma la rosa è veramente buona, c'è soltanto da puntellarla e farle avere uno schema di gioco ben preciso. Ma non prendiamocela, io lo dico sempre, non prendiamocela con Rugani, Pellegrini e Bernardeschi, troppo facile quando comincerà la stagione. Prendiamocela con quelli che ci devono far fare il salto di qualità, punto, senza fare nomi. Perciò queste partite vanno bene per cominciare a equilibrare i minuti nelle gambe, l'acido lattico, se è pesante, comincia ad aumentare il livello dell'amichevole, perciò il contrasto, l'intensità, la qualità, e questo è quello che abbiamo fatto. Il resto conta meno. Voglio soltanto dire del Barcellona, sono sempre affascinato dal gioco davanti alla difesa di Busquets alla sua età. Occhio a Demir, a Plug. Demir è un giocatore che ne sentiremo parlare secondo me, ma si sentiva già parlare da un po', ma con questi problemi del Barcellona economici magari avrà più spazio. Non capisco perché hanno preso Royal, a me non piaceva prima, avendo Dest e anche Sergi Roberto, ma hanno preso questo Royal come terzino. Detto ciò, e poi c'è Griezmann che è un grande giocatore, e il Barcellona ha fatto la sua partita di possesso palla, sicuramente noi almeno un gol lo meritavamo, ma il gol conta veramente, la vittoria conta veramente pari a zero o la metà di zero, perciò calma nei commenti e non insultiamo i giocatori già scarsi, non li vuole nessuno, stipendi alti ed è difficile sbolognarli, quelli molto probabilmente se non accettano da altri club riduzioni di stipendi o glielo paga la Juve, lo stipendio ce lo porteremo a scadenza, state tranquilli, ma Pellegrini, mamma mia, ciao a tutti.